Buonasera signori, benvenuti a Castellabate. L'associazione culturale Paesanamente vi invita a percorrere, a fare un viaggio a ritroso nel tempo. Una Castellabate che ormai non c'è più, ma è una Castellabate ritrovata grazie all'aiuto, allo sforzo di questi giovani che hanno contribuito a realizzare 50 scene di una Castellabate che non c'è più. Antichi luoghi di culto, la pretura, l'ufficio del registro, la caserma, e poi durante il percorso avrete modo di gustare i prodotti tipici del Natale di una volta. È un'atmosfera natalizia che ci riporta indietro nel tempo, e questi bravi giovani non faranno altro che rifare i vecchi mestieri che una volta i nostri antenati facevano e che popolavano quartieri che ormai sono deserti. Questa sera, grazie a voi, questi quartieri si animeranno e grazie a voi porterete il nome di Castellabate anche al di fuori di questa serata. Transite attraverso questa porta e comincerete a ritroso a andare nel tempo all'indietro. Grazie.
io, e che volevo fare? Facciamo un brindisi. Ma quanto è pulita, sì.
scuserà, va. Non vuole bene. Ah, va, sì, non si vuol dire. Ma presenta la sangue di sopra. Che giundaio, io mi hanno buttato che sarà America. E i soldi, e i dollari. È la prova cucina. Guarda Reale, guarda Reale. Che ha già fatto per il sangue di Reale. Navi, navi. Fortunata, un esempio,
Ritornatelle felice. Brava che hai scritto, però devi scrivere in italiano. Signora, ma tu dici italiano. Perché noi canti ci parliamo italiano. Perché io qua parlavo a Casella Pace. Ieri hai saputo leggere, leggi qua ora, come si legge? Sant'Agna e Sant'Agna, è una padella, che Sant'Agna mannaggia lo vino, 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 mannaggia lo vino, vino va.
mannaggia lo vino 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 che la capo mi fa gira, mannaggia lo vino vino vino, mannaggia lo vino vino va, mannaggia lo vino 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 che la capo mi fa gira. Non poteva mancare la Pretura, si rinnova l'appuntamento come ogni anno qui a Castellabate, la parte molto comica di questa, insomma, di questo percorso. Enrico Nicoletta, uno dei fautori, no, di questa messa in scena teatrale, raccontaci il tuo ruolo e poi ci presenti tutti i personaggi questa sera qui. Allora, cominciamo col dire che noi siamo la storia. Dal 1996 ci siamo fermati solo qualche anno perché abbiamo avuto problemi di lutti, e la Pretura rappresenta una delle istituzioni del borgo antico, quello che a Castellabate era il punto di riferimento per tante cause civili e per tante cause particolari. E noi, con gli stessi personaggi, infatti abbiamo il barone di Serramezzana che resiste dal 1996. Quello che abbiamo modificato solo è stato il concorso da maresciallo alla magistratura di Logatto, che oggi è uno dei principi del foro proprio penale, e rappresenta un'icona di questa pretura. Quest'anno abbiamo il piacere che ci sono stati dei trasferimenti proprio particolari da Cosenza e Catanzaro, è arrivato l'appuntato Lisi e c'è stato il maresciallo Lo Bianco che viene da Castel San Lorenzo, è stato trasferito
in questa pretura. Il dibattimento si porta sempre sugli stessi binari, il binario con Furio Rolandi che è un gualano. I gualani erano quelli che prima controllavano i corsi d'acqua, che delimitavano i terreni dei possidenti, e il possidente benestante questa sera è Girolamo Capozzi, che con qualche capello bianco in più, però... Quale Girolamo? È una cosa vergognosa in questo tribunale, signor Presidente! Stare. Si deve vergognare lei, si deve vergognare, perché noi abbiamo trovato i Piero Porco sotto il letto. Noi vogliamo sapere solo chi ha mangiato un porco. Io quello che posso dire, che su s'avvocato per me non è un avvocato, adesso è un buono mangione, perché automaticamente per rubare una mezzina di maiale e a vedere quello che ha rubato, a vedere in faccia a lui, io penso che è Ciuno Mariolino, che è un personale che stavo tenendo io, la persona che sta lavora con me. Allora ci fa piacere che la pretura sia ritornata in una Castellabate sconosciuta a tanti, e per questo dobbiamo un plauso forte all'associazione Paesanamente di questi ragazzi che hanno voluto creare questo ambiente in una Castellabate a sud della provinciale, e tante persone non la conoscevano perché conoscono il percorso storico dal castello, la chiesa, la piazzetta. Invece questa Castellabate ha degli angoli suggestivi, dei luoghi incantevoli con dei portali antichi. Le antiche porte, la porta di mare, la porta dei cavalieri. E noi oggi siamo in questo palazzo antichissimo, che è del XVII secolo, che ci ospita, e quindi dobbiamo ringraziare, ripeto ancora, l'entusiasmo, la passione, il cuore di questi ragazzi che con il loro impegno ci hanno fatto rivivere questi angoli di Castellabate di una volta. E anche se l'avvocato Logatto anche questa sera credo che uscirà perdente da questo dibattimento, perché l'avvocato Scarani in questo momento, per i suoi problemi legati alla colite, si è allontanato un attimo, e credo che come pubblico ministero rappresenterà la parte importante proprio di questo dibattimento. Ma io vorrei soprattutto mettere in risalto la figura del gualano. La mezzina dei pai di mare è stato lui che mi ha mandato la colpa a me. Perché tutta colpa non è possibile che per me mandare in galera. A Fasulla lui è il colpevole, è lui che per il maiale. Barone! Silenzio! Allora, le sue generalità, i suoi natali. Che cosa avete denunciato? Ma c'è denunciato un maiale che avevate affittato. Che affittato? Da quanto tempo? Da quando? L'ha rubato. Da quanto tempo? Da nessuno. Non ha affittato a nessuno i palazzi. Lui ha venduto una mezzina. Ma chi gliel'ha detto? Ma tutti i mezzi! Maresciallo!
l'associazione Paesanamente è nata circa 2 anni e mezzo fa, nasce dall'idea di 9 ragazzi di creare qualcosa di diverso per Castellabate. Infatti la nostra associazione è formata per lo più da giovani, dai 18 anni in su. Adesso contiamo molti più membri, anche di una fascia di età superiore anche ai 35 anni. In realtà avevamo già pensato a una qualche manifestazione che potesse coinvolgere tutta la parte bassa di Castellabate, perché con il film di Benvenuti al Sud si è promossa la parte alta, cioè la piazzetta, il castello, il belvedere, mentre la parte bassa, dalla chiesa, dalla Basilica Pontificia in giù, era per lo più sconosciuta a molti. Infatti abbiamo avuto un riscontro molto positivo anche da persone che abitano a Castellabate stessa e che non conoscevano proprio i vicoletti caratteristici e questi scorci caratteristici di questa parte bassa. E quindi è nata proprio con l'idea di promuovere questa parte di Castellabate. E poi da cosa nasce cosa, ecco. Quindi il bilancio è positivo? Direi di sì. Allora, le prime 2 serate sono state molto positive e soprattutto abbiamo ricevuto parecchi commenti positivi da parte dei visitatori, proprio perché non conoscevano questa parte di Castellabate, si sono meravigliati e stupefatti di questi incantevoli scorci, che sono molto caratteristici, e penso voi ne avete avuto modo di vederli di persona, ecco. Volevo ringraziare tutti i ragazzi di Paesanamente, perché hanno messo un impegno, hanno dedicato il loro tempo e soprattutto ci hanno messo il cuore per realizzare questa cosa che per noi sembrava grandissima, in realtà è riuscita benissimo. E anche ai cittadini di Castellabate, soprattutto gli abitanti di questa zona, che hanno messo a disposizione i loro vasci, ecco, e si sono dimostrati molto disponibili per la realizzazione di questo evento. E siamo con Gennaro Malzone, storico di Castellabate e del Cilento, qui. In realtà Gennaro ha raccolto una serie di documenti importanti, giornali, articoli di giornali, ma soprattutto Gennaro è colui che insieme all'associazione Paesanamente ha spronato questi giovani per poter realizzare questa fantastica manifestazione. Allora Gennaro, al di là di quella che è Vasci e Vichi, raccontiamo, che già hai raccontato nella prefazione iniziale, raccontiamo invece questi documenti storici dell'epoca. In effetti io rappresento il vecchio giornalario di Castellabate, che era l'unico luogo dove depositario della cultura, perché arrivavano i giornali e ci informava su tutto ciò che avveniva nel mondo. Io ricordo, da bambino arrivavo lì con la cosa, non avevo denaro, per cui aspettavo che mi regalasse un vecchio giornale, e lui era ben felice di darmelo. Cosa faceva? Tagliava la testata e mi regalava il pezzo. Io poi lo conservavo, e soprattutto gli articoli di Castellabate che scriveva Monsignor Perino li ho conservati tutti. E oggi li ho qui, ho esposto, facendo rivivere quei 50 anni fa, 60 anni fa, di un bambino che all'epoca andava a coprire i giornali del centro. Che poi ho avuto questa passione, l'ho fatta anche successivamente. Complimenti Gennaro, mostracene uno almeno, dai, uno dei più famosi. Corriere della Sera, inizio del Novecento, questa è una ristampa della vecchia Re Umberto assassinato a Monza, la causa della Prima Guerra Mondiale, sono i 10 più importanti eventi del Novecento. Io l'ho riaccolto e l'ho messo qui per riassumere un po' la storia. Questo è solo un prototipo di ciò che è avvenuto. E nel raccontare Castellabate significa anche che Castellabate ha preso parte a questi avvenimenti. La Prima Guerra Mondiale, a Castellabate morirono 79 persone, e io ho scritto un bellissimo libro su tutti i caduti, come l'ho fatto per Montecorsi, come l'ho fatto per Perdifumo, e come l'abbiamo fatto insieme ad Amedeo La Greca per gli 80 comuni del territorio del Parco Nazionale del Cilento. Perché se noi siamo qui lo dobbiamo a loro, se quello che siamo lo dobbiamo a queste persone che hanno dato la vita, come se adesso siamo qui e rivisitiamo Castellabate lo dobbiamo a quei signori
che stanno adesso all'interno del viaggio intrapreso stasera, stanno nei vicoli e nei fasci di una volta. Complimenti a Gennaro Malzone e complimenti ai ragazzi di Paesanamente. Certo. Abbiamo una Miss qui, telespettatori di Cilento Channel Miss Campagna. Sì, sì, buonasera a tutti. Sono qua di origine Cilentano, del sud Italia, di Pisciotto, nata in Brasile e adesso ritornata qua. Complimenti. Grazie mille, buonasera a tutti. E siamo con una delegazione del Brasile, proprio qui a Vasci e Vichi. Allora, abbiamo anche l'interprete e abbiamo i nostri ospiti. Allora, che cosa ne pensate di questa manifestazione? O que vocês pensam dessa manifestação? Eu acho uma maravilha estas maravilha, tradições, não é? Que o Cilento, nesse percurso maravilhoso, com toda esta gente simpática, todos esses mangiare, tanto maravilhosos. E Cilento e Brasil, e o Brasil tem muito em comum. Fala em português. Sono molto legati. Quando vejo aqui a Vila Matarazzo, Conde Francesco Matarazzo. É andato em Brasília, da Fátima. Morou em Brasil, foi um grande empresário. E que todos os brasileiros adoram, lo adorano, pela sua contribuição, ha contribuito tanto por ser Brasil. Um homem não só filantrópico, mas um industrial de grande força que ajudou a levantar o Brasil, e tantos imigrantes, tantas pessoas daqui que foram daqui ao Brasil que foram recebidos com carinho e amor. E nós que temos família, nós temos família aqui nesta terra, sempre que podemos, viemos aqui para... Quindi avete delle origini italiane? Sì, sì. Então, toda esta beleza nos agrada muito. Ci piace tanto, bellissimo. Então, um grande beijo, um bacio. Per tutti italiano, per tutti cilentano.